apertura è venuto questo testo, in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Signore, tu hai posto la tua dimora in mezzo a noi. Fa che questa dimora sia la dimora tua. Tu vuoi essere l'unico a dimorare dentro il tuo santuario. Signore, ti chiediamo che questo luogo sia il luogo della tua dimora, dove non ci sia posto per altre. E ti chiediamo, Signore, che la dimora interiore, quella del cuore nostro, sia una dimora dove ci sia tu solo. Signore, purifica la tua dimora interiore e purifica questo luogo da tutto ciò che disdice alla tua dimora, che è la dimora santa, pura e immacolata. Ti chiediamo la santificazione di questo luogo e la purificazione della dimora interiore di ciascuno di noi. E per questo è che imploriamo con il rito della lustrazione, della purificazione, questa doppia purificazione e santificazione. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, che l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Aspergimi, o Signore, col sopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga del Tempio Santo di Dio. A quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno Alleluia. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna, dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dai morti non prendono moglie né marito. E nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli. Essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Abramo. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più fargli alcuna domanda.
La parabola serve qui a Gesù per ribadire una verità fondamentale della nostra fede, la resurrezione. I sadducei, per metterlo in difficoltà, gli pongono questa domanda: avete ascoltato il Vangelo? Una donna terribile che si asciuga 7 marite uno dopo l'altro. Ed essi domandano insipientemente: di chi sarà questa donna? Avrebbero dovuto dire: di nessuno, e chi la vuole? Ne ha fatte morire 7, nessuno la rivendicherà. Non capivano. Ma a Gesù preme dare una risposta a questi sadducei che non credono alla risurrezione. Gesù ribadisce questo dato fondamentale che anche oggi viene messo in dubbio, che anche oggi viene malmenato, ed è uno degli errori che serpeggia pericolosamente anche in mezzo a noi. Dice Gesù: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, e ne possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E siccome sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Gesù stabilisce innanzitutto una realtà che discrimina i figli della morte, i figli di questo mondo, dai figli della risurrezione, i quali hanno una sorte eterna. E lì in cielo, quelli che sono stimati degni della resurrezione non hanno bisogno di prendere marito o moglie, moglie o marito. Queste cose appartengono a questo mondo, è una categoria mondana. Lì in cielo non ci sono relazioni di moglie e marito, di figli e padre. Tutto ciò che è umano lì non conta, conta l'essere figli della resurrezione. E sono come gli angeli di Dio, sono figli di Dio, i figli della resurrezione, non maschio, non femmina, cioè dove il sesso non conta, dove le relazioni umane, le categorie umane non contano più. Sono come gli angeli del cielo, con un altro ordine, con un'altra disposizione, un ordine eterno, una disposizione eterna. E Gesù ribadisce di nuovo la realtà della resurrezione, negata tenacemente dai razionalisti sadducei. E dice: quando Mosè fu davanti al roveto ardente, il Signore si presentò: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ora questo Dio
non è un Dio dei non esistenti più. Che Dio è il Dio dei non esistenti più? Se Abramo, Isacco e Giacobbe non esistono più. Se invece il nostro Dio è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, questi personaggi esistono, hanno il loro Dio, dunque appartengono ai figli della resurrezione. Il Dio non è Dio dei morti, è Dio della vita, è Dio dei vivi, perché tutti vivono per Lui, quelli che credono in Lui. Il discorso di Gesù tappò la bocca a tutti. Tutti davanti alla verità dovettero chinare il capo e dire: Maestro, hai detto la verità, hai parlato bene. A noi serve questo discorso di Gesù per ribadire la verità della resurrezione dei morti. Oggi le sette pseudo-religiose, che sono circa 10.000 nel mondo e che fanno capo alle sette più grosse, come la New Age, con 25 milioni di aderenti, e a tante scuole che oggi vanno per la maggiore e che con diverse denominazioni sfuggono alla nostra attenzione e si infiltrano in mezzo al popolo cristiano per eliminare la sofferenza, per dire che l'uomo si può salvare da sé, perché l'uomo è immortale, l'uomo non muore, e quando muore, in apparenza muore perché si reincarna, che vogliono eliminare la sofferenza con le scuole di guarigione. Ce ne sono tante. Tutte queste sette che imperversano e che forse sfuggono alla maggior parte di noi, pur adescando tanti di noi senza che ce ne accorgiamo, perché ci sono tanti libri e libretti che vanno per la moda, perché ci sono anche tanti prodotti che noi usiamo, compriamo, che inoculano queste idee. In tutta questa faccenda il principe di questo mondo, il maligno che vuole inquinare la verità cristiana. E la verità cristiana è che Gesù è risorto, e con Lui noi risorgeremo, noi che crediamo in Lui. Però, ecco la parola del Vangelo, quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione. Dunque ci sono tanti i quali non sono giudicati degni dell'altro mondo, non sono giudicati degni della resurrezione. C'è una categoria e una categoria. La categoria di quelli che non sono degni dell'altro mondo e non sono i figli della resurrezione ma i figli della morte. E c'è una categoria che sono degni dell'altro mondo e sono i figli della resurrezione. Due categorie che già sono in questo mondo, ma che noi non vediamo. Due categorie che saranno svelate alla morte. Quelli che andranno alla vita eterna, quelli che andranno al supplizio eterno. E allora bisogna scegliere, finché siamo in tempo, la via da imboccare, ed è la via della fede in Cristo Signore. Dice Gesù: chi crede in me avrà la vita eterna. Io sono la resurrezione e la vita. Ma questa fede comporta una vita di fede, le opere di fede. Questa vita di fede in Cristo Gesù comporta
non vivere per il mondo e del mondo, noi che viviamo purtroppo in questo mondo, non essere del mondo, dove si accieca il potere, l'avere e il piacere. Gli uomini di questo mondo invischiati in queste tre reti, questi uomini non saranno degni dell'altro mondo, della resurrezione. Hanno già in questo mondo la loro vita e la loro soddisfazione, il potere, l'avere e il piacere. Nell'altro mondo invece sono quelli che appartengono alle beatitudini, i poveri, i miti, gli oppressi, i perseguitati, i calunniati, i sofferenti, coloro che lottano per la pace, i puri di cuore. E con loro due categorie, la categoria di coloro che vogliono il piacere, perseguono il piacere, in contrapposizione con la categoria dei puri di cuore. Licenziosità e purezza di vita, ecco la distinzione. Fratelli e sorelle, la purezza della vita, la purezza del cuore, che si contrappone al demone del piacere che investe gli uomini di questo mondo. Ecco la prima distinzione, la prima discriminazione che fa il Signore tra gli uomini disonesti, gli uomini del piacere, gli uomini della pornografia e gli uomini della purezza del cuore. Non si predica abbastanza la purezza in questo mondo immerso in tutte le malvagità sessuali. Maria, nostra madre, è la madre dei puri. Maria, vergine, figlia del padre vergine, che dà la luce a Gesù vergine in verginità, che stabilisce la verginità o la purezza come marchio di fabbrica dei nuovi figli di Dio, che stabilisce la legge della castità come la legge del mistico corpo del Signore. Non c'è posto nel corpo del Signore per gli impuri, e lo proclama Paolo, nei fornicatori, negli impudichi, negli impuri possederanno il regno di Dio. Non potranno essere i figli della resurrezione. Tra i figli della resurrezione si entra per la via della purezza. Entreranno soltanto i puri di cuore, quelli che conservano la purezza della mente, la purezza del cuore e la purezza del corpo. Per gli altri non c'è posto. L'altro demone, che il primo e il più grande, è il demone del denaro. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma chi è attaccato al denaro in questo mondo seguirà la sorte del denaro. Guai a voi ricchi che avete la vostra gioia in questo mondo, avete tutto. Per voi non è il regno dei cieli. Gesù tuona contro l'attaccamento al denaro. Non è che il denaro in se stesso sia cattivo, ma è l'attaccamento al denaro che è cattivo. E siccome il denaro esercita un grande potere di attrazione, tra tutti le tre realtà è quella che domina in questo mondo. Lo dice la scrittura, omnia pecunie obedient, tutto in questo mondo obbedisce al denaro. Col denaro si aprono tutte le porte, tranne una, quella del cielo. Il denaro fa ciechi,
così accieca quelli che vedono e dà la vista a quelli che non ce l'hanno. Quando il luccichio del denaro penetra nel cuore, l'uomo è perduto. Guai all'infiltrazione del denaro nelle cose sante di Dio. Quando Gesù entra nel Tempio e gli emite numeri di cuore, prende la sferza e caccia i cambiavalute dal Tempio. Eppure quei cambiavalute erano legittimati, perché dovevano cambiare la moneta romana in moneta ebraica, perché soltanto in moneta ebraica si poteva dare l'elemosina al Tempio di Dio, cioè non si accettava un'elemosina in moneta straniera, ma soltanto in moneta ebraica, moneta sacra. E cambiavalute, ecco che cambiavano le monete greche e romane che erano in voga in moneta ebraica, e qui ci mettevano il pizzo nel luogo sacro. E Gesù tutto questo commercio non lo voleva e buttò tutti fuori. La mia casa è casa di preghiera, non è spelonca di ladri. Fratelli e sorelle, è bene che di tanto in tanto facciamo sentire la voce della verità. Le nostre istituzioni spesso sono inquinate dal demone del denaro. A causa di Dio, con la scusa di Dio, noi cerchiamo il denaro, cioè cerchiamo l'interesse umano. Il denaro non è più un mezzo, ma diventa un fine, quando il denaro di per se stesso diventa un fine, quando il denaro ci attrae, quando vogliamo il denaro per se stesso, quando il denaro ci attrae e ci tiene il cuore vincolato, quando perseguiamo il denaro, quando cerchiamo il luccichio del denaro, allora noi siamo nella via della perdizione. E c'è l'inquinamento dei luoghi dove si traffica, dove si compra e si vende, dove si cerca il guadagno. Fratelli e sorelle, anche il rinnovamento può avere questo tarlo, il tarlo del denaro, ed è bene che noi alziamo la voce della verità. È un tarlo che può infiltrarsi nel legno del rinnovamento, tarlare le impalcature, tarlare tutto e far crollare tutto, perché se tutto obbedisce al denaro, noi che siamo uomini di questo mondo non siamo esenti da questa attrattiva del denaro, per cui bisogna combatterlo in tutte le manifestazioni. Il denaro sì ci vuole come mezzo necessario alla vita. Anche Gesù permetteva che ci fosse la cassa nel collegio apostolico, ma l'ha detta Giuda, al traditore. Non volle che le mani degli apostoli si inquinassero con il denaro, era necessario. Non ne poteva fare a meno, però l'ha detta Giuda, a colui che si doveva perdere, perché il denaro inquina. Usiamo il denaro tanto quanto è necessario e usiamolo come mezzo per trafficare, cioè per acquistare, per vivere nella vita, perché è il mezzo di comunicazione, perché è il mezzo della vita. Ma mai il nostro cuore si attacca al denaro, mai cerchiamo il denaro per se stesso. E dice Gesù, quello che è superfluit, quello che è superfluo, quello che vi resta, dato nei poveri, non ammassato nelle banche, nei libretti, nei depositi, ma dato nei poveri, perché questo vuole d'essere figli della resurrezione. Tenete quel tanto che è necessario, ma quello che è di più non è più vostro, è dei poveri della terra, e voi siete dei frodatori. Se avete denaro in eccesso, e i poveri muoiono in mezzo a voi.
Gesù non attacca tanto il denaro quanto l'affetto al denaro, quanto la ricerca del denaro, quanto tutto ciò che inquina la mente, attacca il cuore e è all'origine di tante oppressioni, di tante infelicità, di tanto pianto in questo mondo. E c'è l'altro demone, il demone del successo e del potere. Gli uomini di potere che amano il potere non saranno mai figli della resurrezione, hanno già il potere in questo mondo, non cerchiamo il successo. Il diavolo tentò il nostro Signore di compiere la redenzione per la via del successo e della gloria, ma il Figlio di Dio operò la nostra resurrezione, cioè la nostra redenzione attraverso il sacrificio, attraverso l'umiliazione, attraverso l'ultimo posto, quando si inchinò davanti ai discepoli, lavò loro i piedi e disse: come ho fatto io, fate anche voi. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. E Gesù prese l'ultimo posto. Il re di questo mondo, i capi di questo mondo, fanno in questa maniera, ma per voi non siete così. Chi è il primo si faccia l'ultimo. E stabilisce la legge del servizio, dell'umiliazione, dell'ultimo posto, non del successo. Gli uomini di questo mondo si assuffano tra di loro, perché deve essere il primo, perché deve essere a capo degli altri, perché deve dominare, perché deve dirigere, perché deve avere il sopravvento sugli altri. Qui comando io, qui governo io, gli altri devono obbedire. Il Figlio di Dio scelse l'obbedienza. Soltanto attraverso l'obbedienza, che umiliazione, si entra nel Regno dei Cieli. Chi non è obbediente non entra nel Regno dei Cieli. Come attraverso la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di uno solo, tutti sono costituiti giusti. Egli così apre la via agli uomini del ritorno all'Eden. Ed è per questa via che egli, dice la Scrittura, è causa di salvezza per coloro che gli obbediscono. Fratelli e sorelle, la via dell'obbedienza è la via unica della salvezza. Siate sottomessi gli uni agli altri. Fratelli e sorelle, nei nostri gruppi, un tempo, coloro che erano a capo avevano anche un loro superiore, perché obbedissero. E nei nostri annali francescani abbiamo che il superiore deve obbedire. San Francesco, quando smise di essere generale dell'ordine, chiese un superiore personale perché doveva obbedire. E gli fu dato Frate Leone, ma lui voleva l'ultimo novizio, l'ultimo e il più cattivo, perché l'obbedienza gli costasse. E quando Simone Ventura fu interrogato sui superiori cattivi, disse questa frase: cercateli, questi superiori cattivi, scorbutici, duri, e pagateli a peso d'oro, perché siano loro a governarvi. Vedete la sapienza dei santi? Questo non lo vogliamo, perché è scorbutico, perché costui non ci governa bene, non capisce niente, è duro. Il santo dottore della Chiesa dice: se ne trovate qualcuno scorbutico, duro, compratelo a peso d'oro, perché quello vi farà obbedire e vi farà mettere nella via regia che conduce alla salvezza. L'obbedienza è la via sicura della salvezza, la disobbedienza è la via sicura della perdizione. Chi si vuole salvare deve obbedire,
Chi si vuole dannare può disobbedire. Chi disobbedisce è nella via della dannazione. Questa è la legge cristiana. Non amiamo il successo, il primo posto, ma l'ultimo posto, come vuole il Signore. E osserviamo la legge apostolica, siate sottomessi gli uni agli altri. Anche che uno sia all'apice, abbia il suo superiore personale a cui obbedire. Se egli governa gli altri, anche lui deve sottomettersi a qualcuno, perché anche lui sia nell'obbedienza, perché senza obbedienza non si entra nella via regia della salvezza, come fece il Figlio di Dio. Non cerchiamo la gloria di questo mondo. La superbia, il fasto, i primi posti sono tutte vie di perdizione. Non andremo alla resurrezione. È la via di Gesù, la via del sacrificio, la via dell'umiliazione, la via della croce, la via del torto sfacciato. Gesù passò per tutti i torti di questo mondo per salvarci. Non possiamo farci giustizia da noi, la giustizia la farà Dio, soltanto Lui. A noi tocca accettare le ingiustizie degli uomini per poterci salvare. È la giustizia di Dio che noi attendiamo, non la giustizia nostra. Dice Paolo, non fatevi giustizia da voi, perché dice il Signore, a me la giustizia, a me la vendetta, a voi l'amore. Fratelli e sorelle, vogliamo essere figli della risurrezione? E allora dobbiamo imboccare questa strada. Beati i poveri di spirito, beati i puri di cuore, beati coloro che sono perseguitati, beati coloro che soffrono, beati coloro che cercano la pace. Signore, facci comprendere questa verità così astrusa. Ma non c'è altra via per arrivare alla risurrezione. Non c'è altra strada per noi per essere uguali agli angeli di Dio ed avere Dio con noi. Il Dio di Abramo. L'impurità e tutta la categoria delle sporcizie di questo mondo ci portano alla morte. Tutto il denaro di questo mondo, tutto ciò che ci ha letto in questo mondo, le ricchezze di questo mondo, producono la morte. Beati i poveri di spirito, beati i puri di spirito, beati coloro che soffrono a causa della giustizia, soltanto di questi è il regno dei cieli. E rallegriamoci, fratelli e sorelle, noi che abbiamo lasciato tutto, noi che ci lasciamo opprimere dagli ingiusti e dai cattivi, noi calunniati e perseguitati, rallegriamoci, come dice Gesù, perché grande è la nostra ricompensa nel regno dei cieli. Rallegriamoci noi poveri della terra, che non abbiamo come sfamarci, che dobbiamo sempre combattere per bascare il lunario, perché nostro è il regno dei cieli. Beati noi quando soffriamo, quando non siamo più saziati. Beati noi. Beati noi quando dobbiamo combattere contro le seduzioni, le tentazioni del mondo, e ci manteniamo puri e santi nella mente, nel cuore e nel corpo. Beati noi quando crocifiggiamo la nostra carne, perché nostro è il regno dei cieli. O Signore Gesù, ti preghiamo questa sera di essere tutti noi qui riuniti, causa per noi di resurrezione di vita. Ti chiediamo, Signore Gesù, per tutti noi questo grande dono, il dono della resurrezione dei morti, come siamo qui attorno a te in questa valle di lacrime e di combattimento, possiamo ritrovarci con te nel regno della gloria. Amen. Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. Guardate la roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, a Sara, ma guardate a Gesù. Signore, tu vuoi che guardiamo a Gesù, la cava da cui tutti noi come pietre vive
siamo degnati, noi pietre vive, che ci costruiamo in tempio santo del Signore, in tempio eterno. Amen. Ti preghiamo prima per noi. Signore, tu fai sentire questa parola. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremene tutti gli abitanti della regione, perché il giorno del Signore è vicino. Il Signore fa udire la sua voce potente, perché tutti torniamo a Lui. Or dunque ritornate a me, dice il Signore, con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, lento all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Sì, o Signore, noi ti chiediamo innanzitutto la guarigione del cuore. Ti chiediamo, Signore, di guarire la guarigione della mente, la guarigione del cuore, la guarigione della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di aprire le nostre orecchie perché siano sempre attenti alla Tua parola, che è parola di vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo di purificare il cuore, di pacificarci gli uni con gli altri, altrimenti non entreremo nel regno della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore, ti preghiamo perché la Tua parola, penetrando dentro di noi, produca semi di conversione e non sia lasciata cadere in vano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, ascolta la preghiera che noi ti rivolgiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per tutti gli uomini di questo mondo, perché tu sii salvezza per tutti. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo che si innalza a te. Sì, tu la salvezza nostra e di tutto il mondo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. C'è questo biglietto che dice: Gesù mio, nella mia famiglia non c'è pace né amore, ed io mi sento morire, non faccio altro che pregarti di giorno e di notte. Non ho riposo. Ti chiedo sempre perdono dei miei peccati, ti chiedo di essere buono e misericordioso, abbi pietà di noi. Caro Gesù, sono 17 anni che siamo sposati e dopo questi anni di matrimonio sento che si va spegnendo ogni giorno di più. Mio marito si comporta come se io non ci fossi, non c'è pace, non c'è serenità. Non c'è dialogo tra di noi, tanti problemi si affollano su di noi. Signore, vieni in aiuto, noi moriamo. Muoio io, muoio mio marito, muoiono i miei tre figli, uno dopo l'altro. Signore, vieni in nostro aiuto. Ecco il grido di una donna, ma il grido di tante famiglie. Non c'è la pace. Non c'è la pace quando manca l'amore. Quando manca il timore di Dio, quando si diventi oppressori gli uni degli altri, quando il marito opprime la moglie o la moglie opprime il marito, quando i figli si ribellano, l'unico rimedio è la presenza di Dio nella famiglia, la presenza di Dio che è amore. L'unico rimedio è chiudere le porte al nemico dell'odio, al nemico della pornografia, al nemico che porta tutti i vizi del mondo. Quando entra il nemico fa scempio, chiudiamo le porte al nemico, apriamo le porte a Cristo. Nella fede, nell'amore, nell'abbandono a Dio ci sarà la pace e la salvezza.
il Signore richiama un po' tutti. Richiama un uomo che ha molte ricchezze e ha dell'oro, molto oro. Il Signore dice, apri un poco la tua borsa e dà qualche cosa di quello che hai ai poveri, perché questi un giorno intercederanno per te quando ti troverai al mio giudizio. Fa quello che ti dico oggi per non trovarti male domani. Fatti amici i poveri, i quali intercederanno per te perché tu sia rimesso dal tuo peccato. Poi il Signore dice ad una donna, tu hai preso la lama e hai cercato di tagliare i polsi, poi hai avuto paura, ma ancora la tentazione bussa al tuo cuore, butta via quella lama. Io sono il Dio della vita, affidati a me, non temere, e sopporto con pazienza, perché io verrò a visitarti e tu avrai la tua parte, dice il Signore. Il Signore vuole guarire tanti cuori, vuole operare nella coscienza di tanti la guarigione del cuore. Il Signore sta guardando tanti cuori, sta visitando tanti cuori, sta determinando nei cuori delle operazioni di salvezza, ed è per questo che dobbiamo benedire il Signore. Il Signore giunge qualche guarigione ai bambini, guarigione che interessa i polmoni, i reni, ma soprattutto il Signore sta slegando i polsi di tante persone da tanti lacci, da tante catene di schiavitù. Dobbiamo per questo benedire il Signore. O Signore, noi ti benediciamo. E adesso, siccome non sappiamo che cosa chiedere e come chiedere, e siccome tutto è nelle mani dello Spirito, perché Egli soltanto sa che cosa chiedere e come chiedere, invochiamo lo Spirito del Signore. Affidiamo le nostre suppliche, le nostre preghiere, i nostri bisogni allo Spirito Santo, sia Lui a chiedere, perché noi non sappiamo cosa chiedere e come chiedere. Gridiamo allo Spirito, invochiamo lo Spirito su di noi. Spirito, Yaniti mi ashanti samarana yanamu
Gridiamo, gridiamo al Signore. Nianina maiana niane, niana niano. Ira mia ne vede na giurumae. Murini mumanini amana yona no. Yarana yeluan yanara. Eri mia rinia na kibiano. Murini mia na kinari no yere. Yarana yuzana e. Madura yuna. Kini. Grazie Signore. Signore, il mio cuore spera in te. Ravviva, Signore, il mio spirito. Guarisci, mio Signore, e rendimi la vita. Ecco la mia infermità, tu la cambi in salute. Tu preservi la mia vita dalla fossa della distruzione, perché tu ti getti dietro le spalle i miei peccati. Grazie, Signore. Grazie, Signore, del perdono. Grazie, Signore, perché tu avvii la guarigione dentro il mio cuore, nella mia vita, nella mia anima e nel mio corpo. O Signore Gesù, ti ringrazio e ti benedico. E adesso, Signore Gesù, tu scenderai in mezzo al tuo popolo. Noi ci stringiamo attorno a te. Tu ti farai ancora carne e sangue per noi, perché noi troviamo in te la remissione dei nostri peccati. Ritroviamo in te la nostra vita. Alleluia. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Ricordiamoci di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamoci dei morti della nostra famiglia. Ricordiamoci di tutti quelli che ci hanno preceduti nella patria eterna, appartenente ai gruppi di rinnovamento, e sono tanti. Ricordiamoci di tutti gli altri cari, soprattutto di quelli morti in disgrazia, tutti quelli morti nella strada, di tutti i trucidati, gli ammazzati, tutti quelli che sono state vittime di violenza, di tutti, Padre Eterno, abbi misericordia. A tutti, o Signore, doni il perdono dei peccati e per il sangue del tuo Figlio, che è eloquente più di quello di Abele, concedi il perdono, la remissione dei peccati e la vita del tuo Figlio Gesù. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, noi, o Padre, ci presentiamo a te, Padre della misericordia e dell'amore. Tu ci dai tuo Figlio, lo dai in mano a noi peccatori per la remissione dei nostri peccati. Noi tutti ti abbiamo ucciso il Figlio e tu lo ridoni a noi, perché in Lui uccisa da noi, noi abbiamo la vita. Padre Santo, ti preghiamo in questo momento, ascolta la nostra preghiera, manda la pace in mezzo a noi, quella tua, non quella nostra, perché quella che fabbrichiamo noi è una pace di carta, una pace di paglia, ma la pace tua, quella che scende nel sangue del tuo Figlio, immolato per noi, quella che comporta la morte nostra e la proclamazione della tua resurrezione, è questa pace che noi chiediamo, Padre,
che restiamo tutti dentro la tua volontà e che il perdono permanente sia dentro di noi, davanti a noi, attorno a noi, senza del quale non avremo mai la pace, né con te, né con gli altri, né dentro di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, liberaci il cuore dalla durezza, libera gli occhi dalla cecità, libera le orecchie dalla sordità. Signore Gesù, Figlio di Dio, implora in questo momento dal Padre la liberazione dalle nostre durezze. Noi non piangiamo più, non versiamo più lacrime sui nostri peccati, versiamo lacrime sulle nostre ferite, ma non sui nostri peccati, con cui abbiamo offeso te e abbiamo offeso i nostri fratelli. E senza queste lacrime abbondanti, di giorno e di notte, di giorno e di mese, non c'è remissione dei peccati. Padre Santo, è il peccato che ci offusca la mente, è il grande impedimento alla pace con te e tra di noi. Signore, dacci la conversione, il pentimento dei nostri peccati e le lacrime che scendono a fiumi dai nostri occhi per mesi e mesi, per piangere non le nostre ferite, ma per piangere il nostro peccato che è la causa di tutti i mali. Padre Santo, liberaci dalla durezza del cuore, dacci il pianto sul nostro peccato, non sui peccati degli altri, ma sul peccato mio, sul peccato personale, e fa che liberi da ogni turbamento, da ogni angustia, perché col perdono dei peccati ogni angoscia cessa e sboccia la pace. Fa che nella pace che noi chiediamo a te germogli l'attesa, l'attesa del nostro Signore Gesù Cristo, il Salvatore delle anime nostre. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo benedetto, ci rivolgiamo a te, siamo duri di cuore, siamo ciechi e siamo sordi ai tuoi richiami. Tu ci hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma noi la pace non la vogliamo. Dacci la pace, quella tua, quella che scende in un cuore contrito, in un cuore che è cosciente del proprio peccato, in un cuore che lacrime ed è spezzato per il proprio peccato, non per i peccati degli altri. Non guardare, Signore, le mie miserie, ma guarda la fede della tua Chiesa che facciamo nostra, e dona a noi l'unità e la pace, secondo la tua volontà, o Padre, secondo la tua volontà, o Figlio, secondo la tua volontà, o Spirito Santo, tu che nell'unità della natura e nella Trinità delle persone regni e vivi nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo